Costruire una ruota di medicina significa rappresentare simbolicamente la vita e l'intelligenza dell'universo, inteso come mente, come spirito e come manifestazione, la natura. Tutto ciò che esiste, è esistito ed esisterà è interconnesso. Ogni passo, camminato in un punto della ruota, produce effetti in altri punti di essa. Essere consapevoli di ogni passo che camminiamo ci permette di guidare il nostro sentiero, breve e complicato il nostro passaggio sulla Terra. Il nostro passaggio nella vita, nella morte, nella rinascita che inevitabilmente vivremo, abbiamo vissuto, stiamo vivendo. Costruire la ruota è facile e difficile insieme. Facile, perché si tratta di semplici gesti di composizione, in genere con i sassi, ma anche con altri mezzi, il disegno, la pittura, anche solo l'immaginazione. Una composizione di un mandala entro il quale puoi porti per governare consapevolmente il tuo cammino. Difficile, perché il tutto funziona solo con il giusto intento, quello slancio del cuore verso una meta che è tua, ma che è condivisa anche dall'universo, dal grande tutto. Il gioco della ruota sta nel sintonizzarsi su questa connessione del tuo intento con quello della grande vita che tutti ci contiene. Se tocchi quella corda, se vibri con quella tonalità, se respiri quel suono e quel colore, che sono giusti per te, ma anche per il grande tutto, allora la ruota sarà un imbattibile alleato che ti sosterrà sempre.